Una lite e poi schiaffi, calci e pugni. È così che Ruben Andreoli, 45 anni, ha massacrato la madre, Nerina Fontana, di 72. L'ha colpita fino ad ucciderla. Tutto è successo venerdì sera, intorno alle 19, nell'appartamento in cui madre e figlio, insieme alla moglie, vivevano da anni a Colombare di Sirmione. Ma cosa ha scatenato la furia omicida? Futili motivi, dicono gli inquirenti. Le fotografie del matrimonio di Ruben e sua moglie, una donna ucraina, erano state eliminate dalla camera da letto. Altre erano state gettate via proprio da mamma Nerina. Perché? I rapporti tra madre, figlio e nuora negli ultimi giorni si erano incrinati, e non solo per una questione di foto. Negli ultimi 10 giorni in particolare, madre e figlio litigavano spesso. Nerina aveva revocato a Ruben la possibilità di gestire e operare sul suo conto corrente. A questo si aggiunge poi una lite per un viaggio che il 45enne avrebbe voluto fare con sua moglie proprio in Ucraina. Nerina era contrariata tanto da non rivolgergli più la parola, mentre invece avrebbe inveito e insultato la nuora. E sembrerebbe essere stato proprio questo ad aver scatenato l'orrore. Ruben ha massacrato di botte la madre, uccidendola a mani nude. Una lite iniziata nel salotto di casa e poi proseguita sul balcone, al primo piano, dove Nerina era corsa per scappare. Tutto sotto gli occhi attoniti della moglie. Ho visto che era là che prendeva i calci, la mamma. Uno dei vicini ha assistito alla scena mentre tornava a casa. Una giovane coppia, nel frattempo, aveva già allertato il 112. Mia figlia si è spaventata anche lei e ha chiamato subito soccorsi. Non fosse stato per il blitz di un vicino di casa, un ex poliziotto, probabilmente il 45enne avrebbe potuto continuare a infierire sul corpo della povera donna. Nerina è morta in ospedale per i gravi traumi riportati, era in condizioni disperate. Ruben è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario, ma ha deciso di rimanere in silenzio davanti agli inquirenti. Ha dimostrato la totale incapacità di inibire i propri istinti violenti e manifestato contro la madre un inaudito e crudele accanimento, scrive il GIP nell'ordinanza con la quale ha convalidato l'arresto e confermato la custodia in carcere. Ruben Andreoli ora è nella casa circondariale di Brescia.